La prefettura di Pescara riaccende un faro sulle periferie. Questa mattina presso il Palazzo di Governo in Piazza Italia sono state infatti presentate e illustrate le iniziative sviluppate dal tavolo sulle periferie istituito dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. In particolare è stato presentato alla stampa il convegno Periferia, luogo fisico o luogo dell'anima, in programma domani presso il polo dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio a Pescara. Presentate unitamente alla tavola rotonda di domani anche le iniziative di socializzazione sportive, oltre che proiezioni cinematografiche e concerti di musica moderna che coinvolgeranno diverse aree periferiche del capoluogo adriatico come Rancitelli, Fontanelle, San Donato e di Corvara in provincia di Pescara, il comune più piccolo del pescarese. In questi mesi abbiamo lavorato con le associazioni, innanzitutto rappresentative del territorio, le associazioni che operano il sociale, oltre che ovviamente con l'università, con il comune e con le altre istituzioni. L'obiettivo è duplice: da un lato fare un approfondimento culturale sul tema delle periferie oggi, esiste ancora un concetto di periferia rispetto a un centro oppure ci stiamo dirigendo, siamo in presenza di una realtà policentrica. E questo sarà il tema grosso modo del convegno, accanto a un altro argomento di grande attualità, quello del fenomeno dell'isolamento giovanile, col termine giapponese che voi conoscete meglio di me. Al tempo stesso un altro argomento che vogliamo approfondire è il rapporto tra la città, comunque il capoluogo, e la provincia. In questa direzione abbiamo coinvolto anche il comune più piccolo della provincia di Pescara, che è Corvara, dove ci sarà anche un'iniziativa specifica. Oltre a queste attività accademiche mettiamo in campo, grazie alla collaborazione di tutti, a partire, come dicevo, dall'associazione rappresentativa del territorio, una serie di iniziative su più ambiti sportive, con manifestazioni calcistiche alle quali parteciperemo tutti, anche le istituzioni, quindi anche noi come prefettura, ovviamente altre, quindi con un torneo di calcetto. Ci sarà una dimostrazione pugilistica da parte delle Fiamme Oro, più ci saranno anche iniziative ludiche da parte delle associazioni con letture nei confronti dei giovani, oltre che un concerto con musica di Pino Daniele organizzato dal conservatorio. Ci saranno poi delle proiezioni cinematografiche all'aperto che coinvolgeranno appunto alcune aree della città e il comune di Corvara. Il tutto si svolgerà nelle tre giorni, 8, 9 e 10 di luglio, mentre invece più in là ci saranno le proiezioni cinematografiche. Queste iniziative verranno realizzate prevalentemente nel quartiere Rancitelli, San Donato e via Caduti del servizio Fontanelle, quindi in una prima fase. L'obiettivo qual è? È ribaltare il concetto di periferia come luogo fisico, ma come anche luogo di isolamento individuale.